Eric Benedetto, fisioterapista in un passato recente delle squadre nazionali di sci nordico, ha il nuovo ruolo di preparatore atletico, in particolare del settore femminile. Come hai trovato le ragazze nel tuo primo anno di lavoro diretto con loro? Beh, devo dire, ho già lavorato 8 anni con le ragazze dal 2004 fino al 2012, quindi una sorta di esperienza con il mondo femminile ce l'avevo già avuta, quindi fisioterapista e preparatore atletico era già un doppio ruolo che ricoprivo negli 8 anni appunto che sono durati dal 2004 e 2012. E quest'anno ho di nuovo seguito le ragazze molto da vicino con la preparazione atletica e devo dire che c'è stato un grandissimo impegno da parte loro, molto motivate, estremamente volenterose nel dimostrare qualcosa di importante e quindi c'è stato un bellissimo lavoro che abbiamo fatto anche con Simone Paredi. C'è stato un grosso impegno da parte loro a recepire questo modo di lavorare fatto proprio a quattro mani, quindi sono molto soddisfatto. Eric, avete iniziato un lavoro che ovviamente si svilupperà ancora di più negli anni a venire. Per rilanciare il settore ci sono buoni talenti, ci sono buone possibilità perché l'Italia possa di nuovo riavere delle protagoniste assolute in Coppa del Mondo. Questo anche ovviamente grazie al vostro lavoro e grazie anche all'evoluzione della preparazione nello sci nordico. Sì, sicuramente si sta cercando di affrontare un discorso su tutti i livelli, quindi già dalla squadra junior fino alla squadra A e la squadra di Coppa del Mondo, si sta cercando di creare, almeno per quanto riguarda l'allenamento della forza e la preparazione atletica, un continuum che potrebbe portare la crescita proprio esponenziale e a livello proprio di maturazione della preparazione atletica e dell'aspetto fisico, proprio un ragazzo che arriva alle squadre giovanili, quindi alla squadra junior, per permettersi la sua massima espressione in squadra A e portarlo a un buon livello. Devo dire che ci sono degli elementi molto interessanti, bisogna fare le cose giuste, le cose adeguate a quello che è la loro maturazione, al loro aspetto fisico. Però devo dire che ci sono dei buoni miglioramenti, ci sono dei buoni elementi su cui il fondo italiano potrà contare negli anni futuri. Guardi, clavo sciare e in salita pare correre. Questo è un po' un assioma per dire, in base alle nuove tecniche che si stanno sviluppando, lui è un po' un precursore, anche la preparazione fisica si deve adeguare. È una domanda complessa, questa, e probabilmente non c'è una sola risposta. Devo dire che lui ha reso tecnico, in ambito tecnico, una sua caratteristica. Probabilmente quel modo di correre in salita è per lui molto naturale, quindi ha riportato questa naturalezza sugli sci. C'è un elemento fondamentale che secondo me è da ricreare, che è proprio la fluidità del movimento, quindi quello che è più fluido, quello che è più efficiente sugli sci è quello che probabilmente ottiene risultati migliori. Quindi per Claebo è questa corsa, per qualcun altro può essere un altro, qualsiasi altro aspetto. Noi abbiamo comunque Federico Pellegrino che anche su questo è molto molto in gamba e quindi non dobbiamo solo guardare quello che è la Norvegia, ma abbiamo dei talenti, anche lo stesso De Fabiani ha dei talenti. Hanno un talento naturale che possono esprimere sugli sci in maniera naturale, quindi devo dire che la fluidità è quell'elemento che dobbiamo cogliere da Claebo, ma noi abbiamo degli elementi che possono altrettanto renderla concreta sugli sci. Eric, quindi partendo da quelle che sono le caratteristiche dei singoli talenti, e in Italia ne abbiamo e come, da lì, sulla base appunto degli unicum che ogni atleta riesce a esprimere, voi potete lavorare, potete interagire, creare una correlazione tra questi due elementi per permettere di fare un'ulteriore differenza e anche importante, credo. Certamente, si parte sempre da un presupposto che è tecnico, ovvero ogni allenatore ha delle idee sulla tecnica che deve trasmettere agli atleti e sicuramente il compito del preparatore atletico è portare l'atleta ad avere il massimo della condizione fisica, della prestanza fisica in termini di forza, di coordinazione per sostenere questi elementi tecnici.
Quindi si parte sempre da un modello di tecnica che ogni allenatore ha e comunque in Italia si è identificato, e il punto di vista del preparatore atletico è non fare altro che creare un presupposto, una base solida su cui poi l'atleta si potrà esprimere e potrà esprimere al massimo livello questa tecnica. Grazie a Derek Benedetto. Grazie a voi.